Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo nel primo episodio delle gare apocalittiche, che poi ragazzi non scriverò uno su YouTube ma scriverò 31, perché continuerò la serie delle gare bastarde solamente cambiando il nome e cambiando tipologie di gare, perché faremo solamente gare molto difficili e devastanti dove perderemo un bordello di tempo. Con noi ci sono i membri della crew, Lucane, Simo Bar, DJ Mast, eccetera eccetera, e Katy Vic. Salutate. Grazie. Allo, Bar. Ecco, lui sempre con bastardo. Allora ragazzi, ho scelto questa gara, l'ho praticamente scaricata prima dal social club, che è molto corta. Il problema è che qua dice che è veramente impossibile, ha avuto praticamente 13.000 mi piace sul social club in 3 giorni, quindi secondo me sarà parecchio difficile e inizieremo a scalerare come al solito. Se veramente è corta, magari ne facciamo un'altra anche dopo. Quindi ragazzi, ci vediamo dentro l'attività. Ok ragazzi, partiamo. Si parte già dal super palazzo, ottimo, veramente ottimo. Ovviamente c'è la tromba di ogni video. E ovviamente io ho sbagliato moto da prendere. Ecco, vabbè. Quella è la fortuna. Vero? Allora ragazzi, non l'ho fatta mai. Ho visto che l'episodio con Fritz vi è piaciuto un bordello. Che cos'è? Già iniziato? Sì. Che so ste cose? Cos'è? Sì, la conosco io sta gara, la conosco, sì, l'ho fatta. Vedi che è uscita 3 giorni fa, come hai fatto a farla? Ah ragazzi, vedi qual è il problema? Cioè, si è messa la griglia avanti, adesso come facciamo a saltare? Già è quittato qualcuno. E ragazzi, si può spostare sta cosa? No. Ma forse non sta posta. No, no, è caduta avanti. Come facciamo a impennare con la griglia, mo? Dai. Ma che allora, caspita. Devi fare così, guarda, così. Ah, preso. Impennando. Vai. Vai, l'ho preso anch'io. Adesso? Dentro. Devi andare sopra, però. Dai, no. Invece provo lo stesso. Sì, sì. Che culo. Da dentro. E adesso il problema, allora mi devo... Hai un culo della Madonna. No, ma non penso, ogni tanto, proprio ogni tanto succede. Guardate Katy Vic, lui da solo, là, tranquillo. Io non ti arrivo. Ecco, mai, le cose che odio io. Ecco, sono caduto. Guarda, mi impandere da un'altra parte, guarda, non è possibile. Sì, non ci può... Tutto un colpo. Allora ragazzi, il trucchetto. Andate a velocità massima, urtate sopra, tutto un colpo e vedi che andate sul checkpoint. Come è successo a me? L'ho fatto 10.000 volte, non mi funziona. Ci sono riuscito io, dai. E dov'è adesso? No, non ci siamo. Che è qua? La corrente, no. Sì. No. Allora. Ecco, arriva Miley Cyrus Luke Inversion. Ai, guardate come si bugga. Dai, sì, in mezzo alla corrente. Vai. Uli, checkpoint preso. Che è qua? La parabolica. Allora. E adesso dove? Come cacchio? Ma come si fa? Ah, si passa da solo. Ragazzi, vi vedo. Ti vedi, ciao. Sì, io sto qua, dove sta la rampa. Dai, in penna. Ah, qua c'è un problema. Ok, vai, checkpoint preso. Vai. Il problema. Dai. Allora. Vediamo se prendo la rincorsa da qua, ragazzi, e riesco a prendere il checkpoint. Vai. Checkpoint. E prendiamo il checkpoint. Vai, oddio, no, si salta giù. Oddio. No. Bisogna andare giù. Katy Vic, lui da solo, tranquillo. Senza difficoltà, tutto un colpo. Quello è, diciamo, in una gara deve essere sempre lo sculato, capito? Vai, che non sono io questa volta. Ok, vai che ce la facciamo adesso. Ma levati, Luke. È più in là, non sei... Oddio, l'ha preso. No. L'ha preso. Mi sa che l'ha preso, Ragazzi, mi sa che... Vai, l'ho preso. Olè.
Ok, giriamo, vai, checkpoint. Ma ok. Corrente, okay. Ma ragazzi, ce l'avete fatta là sopra a fare la prima? Sì. Sono adesso dove c'è la corrente. Ragazzi, non si girano. Ma porca miseria, nella scala si può sbattere, ma... Dai, è un macello. Allora, ragazzi. Sì, sono sulla rampa dopo la corrente. Ho preso il check, vai. Vai, raga. E Luke Kane è dietro. Oddio, c'è la parabola. Ragazzi, qua. Ragazzi, fatemi fare. Minchia, che brutto. Prende... C'è la parabola che prende Tele Romagna, sì. Qua. No, ma che è qua? Nel vicolo si passa. Preso checkpoint. Preso anche questo checkpoint, vai. Ma come si può andare a sbattere nella parabola della luce? La parabola della luce. La parabola. Nella parabola della luce. Ah, hai visto? Sto toccando irvi quelle parabole là, eh? Dai, aspetta. Vai, non scivolare. Ok, dai che ce la stiamo facendo. Stiamo raggiungendo Cattivi. No, guarda, ok. Per me prende Tele Romagna tutte quelle stronzate là. Ecco Cattivic. Ecco Cattivic. La parabola cinese, no? Se cadi adesso. Oh, bravo, molto. Dov'è bravo. Il checkpoint? Sì, giustamente. Allora, è un casino, ragazzi. Qua è un macello, perché bisogna andare sull'impalcatura del palazzo. Se non vai là non puoi mai concludere. Ecco perché è impossibile, ora capisco. Vai, impegniamo, dai, ti prego, vai. Non ci arrivo. Ragazzi, mo che scenderete qua giù, inizierete a capire, vi avviso. Ah, bello. Allora, devo cercare di andare sull'impalcatura. Porca miseria, l'impalcatura, quanto è tocca nervi. Dai, che ce la faccio. Niente. Porca miseria, Grazie, Catrick, della spinta, del cuore, proprio del... Oddio, la persona che stava giù ha detto Jesus Christ. No, lo dovete sentire poi. Un quarto d'ora di gara, ragazzi. Un quarto d'ora di gara, anche di più. 11 minuti, un quarto d'ora di video. 11 minuti, 14 minuti. Sì, di registrazione, però un quarto d'ora. Niente. Okay. La figa. No, dai, frena, ti prego. Non frena, ragazzi. Cioè, io arrivo, clicco il freno e se ne va avanti lo stesso. Niente. Oppure vado a piano e non arrivo. Dai. Vai ora. Dai. E non va. Non va. Io sto facendo girando. Dai. Vai. Porca. Ma la gente che si vanno giù. Boom. Neanche uno. Ragazzi, non ci riesco. Va troppo veloce la moto. Io accelero, quando atterro va talmente veloce che se ne va avanti. Hai capito? Quindi adesso non ho manco centrato, perfetto. No, ragazzi, i freni non funzionano. I freni di Stamuto oggi non devono funzionare, perché stanno dicendo tu la gara non la devi concludere. Guardate, va troppo veloce. Ti trollano. Ma di brutto! Cioè io faccio. Vado sull'impalcatura, se ne va avanti, continuo a camminare e sbatto al coso blu. Cioè non si ferma che devo farla precisa, vale. Capito? Secondo me è la droga che ti fa male. Giusto, come minimo, quelli sono i fumilli pakistani. Xaver mi ha accettato l'amicizia. Lo youtuber. Sul PSN adesso, mi è uscito I'm Xaver online, vai. Però non mi conosci. Ok. Penserà che sei il suo iscritto. Sì. Si sono iscritto comunque al canale. È suo, dai. Oh! No! No! No, Luca! Luca, stai in piedi sulla moto! Stai in piedi sulla moto! No, Luca, nel video, stai. Cioè, allora, hai presente le braccia aperte del bug? Tu stavi in moto con le braccia aperte. E di nuovo! Ragazzi, guardate, Luca! No, ragazzi! No, arrivo. Guardate Luca! Tu le sali! Luca, ragazzi, c'è Luca con le braccia aperte, oddio! No, ragazzi, mi sa che siamo costretti a barare perché no, è impossibile, cioè. Non è che devo stare mezz'ora nella gara, mo. Dai, frena! E se ne va giù perché devi frenare, vai giù! Ma porca miseria! Adesso Alex tira una bestemmione della Madonna. Ma non lo prende manco barando.
Guarda, io... Ma posso... Guarda, vedi dove sono andato io? Non visto la Satri che si mette davanti a me, io sono saltato a due casi. Lo dovete fare anche con me, lo sapete. Vai, vieni qua. Dai. Ma com'è che devo saltare? Scusa. Allora, devi impennare su di me. Impenna su di me. Guarda. Impenna su di te? Vai. Sì, vai, vai. Ragazzi, metodi estremi per finire le gare. Ah! Sì. Cioè, ragazzi, il bug, la moto ha strisciato a terra e si è rialzata da sola, senza che ho fatto niente io. No, ma è buggata, Luke Andrew ha le braccia aperte prima. Mo la moto che si impenna da sola. Che è le sospensioni idrauliche sulla moto. Ma che è? Viva la fisica del gioco di GTA. Ma che cacchio. 21 minuti di gara, mamma santa, va. 22. Ragazzi, iniziamo bene con il primo episodio delle gare apocalittiche, mamma mia. Un'altra rampa, basta. Basta rampe. Che cosa si fa adesso qua? Nella panchina. Che merda, no. Anche se la anche io ti faccio un bel pola, Spero che si vada qua. Ecco, ciao Alex, vai, concludi te, vai. Concludi te. Vai. Vai, concludi. Allora, vediamo. Vai, basta. Dove cazzo? Sì, basta che non mi cadi giù, Fatto. Che vola. Abbiamo concluso. Finalmente. Allora ragazzi, questo episodio è stato qualcosa di impressionante perché, cioè, allora ragazzi, è diciamo una gara un po' trollata perché tu pensi che comunque, sì è corta, ce la facciamo subito, invece no, perché sono dei punti che per prenderli o devi barare o ti devi stare a smadonnare lì sul coso, cioè, è veramente impressionante. Ditemi se vi piacciono queste gare, commentate sotto se devo continuarle queste gare qui. Ovviamente superiamo i 60 mi piace, ringrazio tutti i partecipanti per le sclerate, salutate. Bella. Ok, salutiamo anche Cattivic che è rimasto là, abbandonato da solo. E niente ragazzi, per questo video è tutto, condividete il video, lasciate tantissimi like, condividete il video, lasciate un like sulla pagina di Facebook e ovviamente seguitemi su Instagram. Da questo episodio apocalittico è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga.